Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi proviamo un gioco bizzarro, strano. Diciamo così perché mi ricordo tantissimo quando ancora giocavo ai vecchissimi giochi con il bellissimo, amatissimo Commodore 64. Andiamo subito a guardare come è l'aspetto di questo gioco e naturalmente il menu è abbastanza semplice. New game, andiamo in normal. Perfetto. Fondamentalmente il gioco è veramente carino. Ok, partiamo con la nostra popolazione. Qui in alto a sinistra abbiamo le statistiche della persona, quello che sa fare, quello che non sa fare, e diciamo le skill. La nostra tribù, chiamiamola così, la nostra comunità, ha bisogno di cibo e delle abitazioni per dove poter vivere. In questo caso è questa che possiamo già espandere. Più espandiamo le case, quindi facciamo l'upgrade, più cittadini arrivano. E dobbiamo difenderci da dagli zombie che arrivano da questa parte qua. Faranno tutto questo tragitto fino ad arrivare da noi. La bellezza di questo gioco è che ha la possibilità di scavare sotto e crearsi una miniera per poter ricercare appunto metalli preziosi come l'oro. Sono molto importanti per costruire tutte queste building qua sotto e naturalmente a espandere la taverna. Allora, iniziamo a costruire velocemente qualcosa. Questo lo mandiamo pure lui a minare. Io direi di costruire subito un granaio che ci permetterà di ricevere cibo. Andiamo 1, 2, 3. 3, lo metterei qui, fammi vedere. Allora, questo è qui, qui. Ok, iniziamo col granaio a questo punto. Anche se potremmo. Sì, dai, iniziamo granaio ed una miniera. A questo punto potremmo costruire poi le case da questa parte qua. Non sarebbe male. Ed una miniera. Non ce la fa costruire, c'è qualcosa che non va. Ok, vediamo un po'. Sì, miniera. Dovremmo anche costruire subito. Questo è molto più importante, ci serve 50 di legno. Ok, questa è importantissima, è la baracca, dove praticamente alleniamo la nostra popolazione, i nostri villici, li facciamo diventare praticamente arcieri, li alleniamo nel combattimento. Allora, vediamo un po' se abbiamo un farmer. Sì, bellissimo. Lui ha più uno quando farmi, quindi lo mandiamo a raccogliere il grano. Nel frattempo abbiamo bisogno di legna, quindi recuperiamo un po' di legna. Tipo al volo. Ok, durante la notte arriveranno gli zombie, ci attaccheranno da questo lato e noi dobbiamo difenderci. Il game over è dato dalla morte di tutti gli abitanti oppure dalla distruzione di tutti gli edifici. Vediamo se ce la facciamo abbastanza in fretta. Direi a questo punto di costruire anche subito una di queste e poi una miniera per andare sottoterra a scavare e incominciare a recuperare l'oro che ci serve per fare l'upgrade di questa qua, della taverna. Non si può zoomare. Allora, granaio ce l'abbiamo, 54, perfetto.
Direi subito di fare queste 20 mentre costruisce questa. Perfetta, c'entra precisa. Lui comincia a costruire. Non so perché si sia fermato qua. Ah no, giusto. Ok, sta costruendo questa parte qua. Ok. Dobbiamo sbrigarci perché abbiamo le ore contate e se non abbiamo nessuno che riesce a combattere alla prima ondata, moriamo subito praticamente. Perché i contadini, cioè i lavoratori, hanno un attacco veramente misero, 1 di 3 e HP abbastanza bassi senza armor. Nel frattempo, ok, abbiamo le case, il granaio, queste sono delle torrette di guardia. Questa è la miniera. Qui è il tempio dove possiamo allenare la nostra popolazione, li facciamo diventare degli healer. Queste sono delle mura che possiamo costruire e andare sopra con i nostri arcieri. E diciamo che è molto meglio della torretta di guardia. La torretta di guardia però ti dà la capacità, se facciamo l'upgrade, di avere delle frecce infuocate. Questo è quello per chiamare il trader. Questi sono degli spikes, appunto dei legni di difesa. E l'ultimo abbiamo il gunpowder. Perfetto, una volta che abbiamo fatto questo, possiamo farla diventare, in base a dove ci posizioniamo, arciere oppure spearman. Andiamo sull'arciere. E direi di, se riusciamo a fare anche un upgrade di popolazione per forza. Ok, è diventata un arciere, eccola qui. Come vedete la grafica è molto 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 retro style. Per questo vi dicevo che mi ricordava tanto il Commodore 64. Ok, questa iconcina qua è per uccidere la persona che abbiamo selezionato. Ok, il granaio può contenere massimo 4 farmer, 4 contadini e abbiamo la possibilità di salire e mettere qui di guardia degli arcieri o delle persone, oppure mettere al sicuro i farmer qua sopra perché gli zombie camminano ma non salgono sugli edifici, l'unica cosa che fanno è massimo distruggere gli edifici. Abbiamo la possibilità di uccidere la persona oppure dargli una torcia per emettere luce. Fondamentalmente il gioco è tutto questo, quindi diciamo che è un tower defense in 2D retro style. E devo dire che è abbastanza carino. Niente di particolare, questa è tutta la mappa. E arriva fino a qua, dove c'è il castello, dove gli zombie escono e arrivano. Uno e due, anche da qua. Abbiamo la possibilità di scavare sottoterra tutto, fino ad arrivare alla fine, e crearci delle miniere. Adesso incominceremo a farlo. Perché abbiamo tanti minatori. Ok, abbiamo anche tante persone. Vediamo se riusciamo a costruire la prima miniera. Vogliamo 20, sì, possiamo. Iniziamo a costruire la nostra prima miniera. Vediamo se riusciamo a metterla qua, più lontano possibile. Ok. E in modo tale che mandiamo le nostre persone facciamo così, usiamo lui e lui lo facciamo diventare. Uno spearman. Ok.
Nel frattempo lui sta... Ok, lui è diventato uno spearman, perfetto, lo portiamo sotto nella miniera, nei dungeon. Perché? Perché sotto, nelle miniere, quando noi incominciamo a scavare e ci facciamo i tunnel, è possibile incontrare degli zombie con de dei portali dove escono degli zombie e quindi ci dobbiamo difendere. Ok, quasi finita. Ce l'abbiamo quasi fatta. 1, 2, 3. Perfetto. E abbiamo la nostra miniera. Andiamo giù, gli possiamo dare la torcia. Andiamo giù anche con lui. Come vedete, adesso abbiamo la possibilità di scavare per trovare nuove sezioni. Possiamo scavare di qui e ci portiamo anche il nostro difensore delle miniere. Questa, perfetto, questa ci voleva perché ci dà più 2 sul farming e quindi ci aumentiamo un bel po' di cibo. Dovremmo anche costruire un legno, ce l'abbiamo, le pietre ce l'abbiamo, dovremmo costruire anche un'altra casa. Facciamo così. Tu mi costruisci un'altra casa. Perché abbiamo bisogno di più popolazione. In questo momento abbiamo un arciere solamente. Spiena qui. Ok, infatti una tomba è stata scoperta. Quindi adesso il nostro difensore incomincerà a uccidere gli zombie che arrivano. Se non ci fosse stato lui, il nostro minatore sarebbe morto. Abbiamo raccolto anche una pozione. Ok, perfetto. A questo punto tu vai giù. Oh, scusate. Ok, tu vai giù. Tu non hai più niente da fare. Neanche tu. Allora facciamo così. Per adesso voi due tagliate gli alberi. Questo è molto lento. Ok. Facciamo diventare un arciere. Tanti sparare da lontano. Oh, un'altra tomba. Ok. Aia. Era posizionato male il nostro difensore. Ok, anche lui. Ok. Stiamo trovando tantissime tombe nei sotterranei, ma nessuna miniera. Ok. Lui è diventato un arciere. Lo mettiamo qui in difesa perché sta diventando buio. E tu, quasi quasi, ti farei diventare uno spearman. Ok, questo ci va bene, lo mettiamo qua dietro in difesa. Abbiamo trovato una pietra, finalmente qualcosa, andiamo avanti. Ok, esatto, incominciano ad arrivare gli zombie. Adesso i zombie faranno tutta la strada fino ad arrivare qui da noi, dove li attenderemo con i nostri arcieri e con il nostro spearman. Nel frattempo potremmo costruire... No, ce ne manca una, perché questa la potremmo mettere qui, oppure potremmo fare un'altra cosa. Vi faccio vedere anche quest'altra. Ok, stanno arrivando i mostri anche dal castello. Allora loro possono salire qui sopra e difendersi da qua. Esatto. Abbiamo una mini difesa.
Abbiamo diverse tipologie di zombie. Questi sono i più pericolosi perché esplodono. Questi sono normali zombie. Vorrebbero un altro arciere. Infatti. Adesso avete visto che come è esploso. L'importante è che lui mi uccidono questi che esplodono. Sono i più pericolosi. Diciamo che siamo quasi. Non ce l'abbiamo fatta molto 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 bene. Sono arrivati troppo presto. Mi fa il chopping wood. Sono passati troppi. Se riusciamo a uccidere questo. Ok. Ecco, questo è il problema, è proprio questo. Ci vorrebbe l'arciere subito pronto. Dobbiamo sacrificarlo. Anche lui deve andare via. L'arciere subito incomincia a sparargli. In modo tale che ci salviamo, forse. Spara di nuovo. Perfetto. Occhio. Maledetti, questi che esplodono sono assassini. Vediamo se riusciamo ad ucciderlo senza esplodere. Perfetto. Wow. Ci manca il ferro. Ok, ci siamo salvati in calcio d'angolo. Ok. Oh, perfetto. Tu vai qui e tu che sei minatore di pietre. Appunto, dato che non abbiamo molto. Allora, tu ti piace minare le pietre, vai qui e accendi anche la luce così ti si vede. Ok. Anche tu, diciamo di scavare più di qua, anzi, direi di scavare in basso, vediamo se riusciamo a trovare l'oro. Poi anche tu accendi, così li vediamo. Esatto, perfetto. Perfetto, se loro continuano così siamo a cavallo perché c'è la seconda ondata. Ok. Loro hanno 20-25 di danno. Esplode, dovrebbe colpire anche gli altri. Esatto. Ok. Spostiamo di qua, cominciamo a uccidere anche questi. E questo. Perfetto. Wow. Lui lo portiamo anche qui. Ok, è riuscito a scavare. Quindi abbiamo trovato ferro e pietra. Ok, ci prendiamo altri cittadini. Riusciamo
che abbiamo bisogno tantissima popolazione. Dovremmo esserci quasi. Tu sali qui e ti metti anche tu qua in difesa. Ok, non dovrebbero essercene più di orde. Perfetto, forse siamo quasi al sicuro. Nothing special about this one. Ok. Lui lo facciamo diventare... Anzi, sai che cosa facciamo? Incominciamo a fare una torretta. Potremmo fare spike spike, iniziamo a fare una torretta qua, così abbiamo le frecce infuocate che fanno un po' più danno. Ok, buono. Allora, questo serve per pescare e 15 da cibo. Perché ho messo la miniera qui? Perché c'è un problema. Se arrivano gli zombie ed uccidono, scusate, ed distruggono la struttura, tutte le persone che sono sotto la miniera non possono più risalire. E quindi rimangono bloccate qui. Quindi poi cosa succede? Che i mostri, gli zombie distruggono tutti gli edifici e si ha il game over. Ok, adesso incomincio a costruire la struttura. Siamo quasi. Diciamo che come gioco, come gameplay, è abbastanza carino a livello di tower defense. Ah, ok. Abbiamo preso anche i conigli. Buoni, ottimi. I conigli ci danno cibo. E usciranno dalla tana, non tantissimi conigli. E il nostro worker li raccoglierà. Ok. Facciamo raccogliere. Ci vorrebbe un altri due farmer. Ok, lui l'ha costruita, la espandiamo. Peccato, non possiamo. Quindi tu, che questo ha finito di cioppare, tu vai sotto. E tu che sei un chopper prendi questo, il legno, tu le pietre e tu continui con il legno. Servirebbe un bel po' di iron. Allora facciamo così. Allora tu vai a difendere, tu prendi il legno. Diciamo che siamo abbastanza sfortunati e non troviamo l'oro. L'oro sarebbe bello trovarlo subito, incominciare ad immagazzinarlo. Ok. Diventi anche tu un arciere se possiamo. No, abbiamo bisogno di ferro. Quindi dobbiamo mandare un miner a raccogliere il ferro. Allora, qui abbiamo... Ecco, questi qua che consumano tanto non mi piacciono tanto, però vediamo. Per adesso... questo è un guerriero. Per adesso facciamo così. No, questo non lo voglio. E abbiamo uno e due. Questo è un guerriero. Però mi serve il ferro. Quindi direi di mandare questi qua a minare un po' di ferro. Ok, lui ha finito. A questo punto lo mandiamo qua. Questi li facciamo salire qua sopra.
scusate, prima devono scendere e poi li mandiamo qua sopra. Esatto. Pian pianino li raccoglie. Questo è un farmer, good. Questo è molto buono. Te sei un guerriero, ma sei senza fare niente per adesso e ho bisogno di ferro. Quindi vai giù in miniera a raccogliere il ferro. Anche tu vai giù in miniera. È arrivato un altro. Vai giù anche tu in miniera. Tu raccogli questo e tu raccogli questo. Nel frattempo, apriamo anche questa zona qua. Perfetto. Ora questi dobbiamo espanderli quando abbiamo il ferro. Ci serve il ferro. Siamo a corto di ferro. È arrivato nel frattempo un altro che facciamo scendere in miniera perché non possiamo far altro. Vediamo, se riusciamo ad farlo diventare un guerriero. Vediamo. Possiamo? Ottimo. Abbiamo trovato il ferro, ottimo. Quindi tu che stai raccogliendo questo, vai nel ferro perché ci serve il ferro. No. Nel frattempo esploriamo. Per scavare ancora più in basso abbiamo bisogno che la taverna diventi di livello 2, quindi dobbiamo fare un upgrade. E per fare l'upgrade abbiamo bisogno dell'oro. Ok, nel frattempo che tu sei diventato un arciere, vai sopra, lui ha finito di prendere il legno e a questo punto io direi di incominciare a togliere quelli. Ne hanno le sembianze un po' dei lemming, per chi di voi se li ricordasse. Ok, di uno, apriamo anche qua, abbiamo trovato un altro ferro che in questo momento ci serve un po' come il pane. A questo punto tu scavi questo ferro, che di pietra ne abbiamo abbastanza, e tu vai qui. Facciamo diventare un altro arciere. Nel frattempo abbiamo bisogno di 30 di ferro. Abbiamo trovato altro cibo. È diventato un arciere e la mettiamo qui. Ce n'è 4, giusto? Sì. Quindi la mettiamo qua sopra. Punto, però tu invece di fare così, io direi di quasi quasi farei costruire a lui un'altra torretta qui. Un'altra tomba. Più basta. Quindi scendiamo da qui e andiamo qua. Nel frattempo lui ha costruito questa. Possiamo fare l'upgrade. Ok, ed incominciare a dirgli il nostro costruttore.
di fare un'altra casa. Dovremmo anche costruire un leader. Potremmo costruire qua quando, oppure anche qua accanto, adesso vediamo. Frattempo abbiamo quasi finito, abbiamo trovato della pietra, poca roba, poca roba. Non ci abbiamo l'oro, ci serve l'oro. Tu mettiti qua. Esatto. Poco ha finito di raccogliere questo. Lo mandiamo a raccogliere questo. E a questo punto skippiamo, se noi skippiamo ci dà l'oro. Adesso siamo di notte, arriva l'ondata. Esatto, e vediamo cosa succede. Se avessimo 30 di oro sarebbe carino. Ci raccogliamo 30 di ferro. No, tu consumi troppo. Tu accendi la luce. Tu anche, e tu anche. Ok, stanno arrivando gli zombie anche da qua. Non morti. Beh, zombie. 27. Ce la facciamo prima che arrivino questi. Abbiamo un nuovo zombie. Questo. 29. Me ne serve un altro di ferro. 30. Perfetto, upgrade. Adesso sparano frecce infuocate, fanno molto più male. Grande, bellissimo, mi piace questo. Ci stiamo difendendo abbastanza bene. Ci vorrebbe un altro 30. A questo punto potremmo dirgli a lui di scendere. Fare un po' di coprifuoco qua. Così anticipa e crea un po' più di danno. Frattempo esplodono come fossero mortai, come Natale, con i botti di Natale, Capodanno. Speriamo di fare fuori questa ondata qua molto facilmente. Potremmo farlo con la pozione, però le pozioni conviene conservarle, non si sa mai. Ok, tu. C'è ancora l'armor. Un arciere, poi abbiamo buono. Tu consumi troppo, mi dispiace. Questo è un minatore di tom, pure lui miner. Tu invece raccogli più ferro, tu anche tu raccogli pietre. Raccogli pietre, quindi, e tu invece, più 2 mining gold, questo qui, abbiamo bisogno di trovare l'oro. Sono passati, attenzione, non ci ho fatto caso, e sono passati,
Meno male che c'ho lui qui. Che due sono passati e mi hanno ucciso naturalmente quello che raccoglieva la legna. Che lancio? Ok. Portiamo qua sopra ed loro cosa hanno trovato? Un ferro. Upgrade, upgrade. No, qua sopra però. Ok, dai, ci stiamo difendendo abbastanza bene. Ce l'abbiamo quasi fatta. Almeno a passare questa notte. Dai, 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 dai. Gli ultimi due ce ne sono ancora. Ce n'è? Madonna, ancora ce n'è. Pensavo fossero finiti. Abbiamo trovato l'oro, signori, abbiamo trovato l'oro, quindi tu vai qui e prendi l'oro. Tu fai un po' di luce e incominci a prendere l'oro. Tu invece quasi quasi, io a te ti metterei sopra, in difesa sali. Tu invece, tu diventerai anche tu uno che difende. Per forza, sta succedendo qualcosa di strano? No. Ancora ce ne sono altri. Tu stai qua per adesso e tu... Esatto, tu mi servi per la legna. Mi servi proprio tu. Tu invece... Vai anche tu qua. Nel frattempo aumentiamo anche questa e questi li spostiamo qua. Perfetto. Così adesso questo lo spostiamo qua. Sono tre, mi serve un altro arciere. Così facciamo 8 arcieri. Nel frattempo, no, non si può ancora, vero? Credo che questa volta siano finiti. Ah, c'è un qualcosa... C'è una pozione. Andiamola a prendere. Esatto. Ma... Ah, ok. Vedevo solo uno, ne vedevo solo uno, invece erano tutti. Tu rimani lì e abbiamo un nuovo worker che è molto lento. E a questo punto tu che sei lento ti mando a pescare e ti faccio raccogliere anche questo coniglio che ancora non ho raccolto. In modo tale che così abbiamo più cibo, anzi scendi da qua e vai qui a raccogliere questo coniglio. Abbiamo un altro lavoratore, è buono per
Il ferro ce l'abbiamo qua. Vai. Oro sta crescendo. Perfetto, raccogli anche quest'altro. Perfetto, adesso vai a pescare. Ti accendi la tua bella torcia. Ok, adesso si è messo a pescare. Perfetto. E abbiamo passato anche questa notte, perché vedo che è già mattino. Esatto, sì. È mattino, sono tutte pietre. Ok. Bene, ragazzi, direi di... Sì, lo facciamo diventare uno spearman. Perfetto. Bene, io direi di chiudere qui questa sessione di gioco su questo gioco in preview. Abbiamo visto, abbastanza carino. Il gameplay è semplice ma efficace. La grafica ha il suo perché. E devo dire che mi ci sto divertendo un pochettino. Un bel po'. A volte le cose semplici sono le migliori. Alla prossima, ragazzi. Bye bye.